Grazie.
Per questo quarto incontro sopra nelle sale del museo archeologico si è esibito il corpo di ballo protagonisti ballet di Monica Moraldo con una performance di danza dal titolo Ossessione. Ovviamente chi non ha potuto assistere, poi ci sarà il video di questo pomeriggio che troverete sul mio canale YouTube, che è semplicemente Lucia Grimaldi, il mio nome, quindi potete raggiungerci da lì e poi potete condividerlo e diffonderlo in modo tale che diventi patrimonio di tutti. Come dicevo, siamo al quarto pomeriggio di questi incontri, l'ultimo Ballo in Maschera, la prima edizione Libri, Arte e Cultura, voluto dal MUNAC, organizzato insieme al Museo Archeologico Carazia che ci ospita. Ovviamente a contorno di queste presentazioni rimane fissa la mostra di ben 13 artisti, alcuni dei quali sono presenti in sala come Laura Polise, artisti plastici, artisti pittorici e fotografi, e che è stata presentata durante il primo incontro del 23 ottobre dal critico Luigi Fusco. E poi ci stiamo alternando con presentazioni di libri. Ogni pomeriggio ci sono due libri che vengono presentati, che in genere hanno delle caratteristiche in comune, quindi una tematica che si va ad affrontare. La tematica di questo quarto incontro è abbastanza intrigante per me, è un argomento che mi piace molto perché riguarda il crimine e gli omicidi e anche i femminicidi, se vogliamo, ma visti da un altro punto di vista, e anche i maschicidi forse. E adesso queste cose le affronteremo con i due ospiti di oggi, due scrittori, due giornalisti che sono qui con me, alla mia destra Francesco De Rosa e alla mia sinistra Ferdinando Terlizzi. Io comincerei da Francesco De Rosa, e dico perché, prima di tutto perché vado in ordine alfabetico, non per anzianità, così, non per anzianità, vado in ordine alfabetico, così non manco di rispetto a nessuno, vado in ordine come ci sono sulla locandina, e poi perché c'è nell'argomento del libro che oggi ci presenta Francesco, anche se non è l'unico che ha scritto, molta attinenza e molta affinità con la giornata appena trascorsa ieri, che è quella contro la violenza sulle donne e i femminicidi. Non a caso io prima ho parlato di femminicidi in tono solenne per quel che riguarda, ma anche in tono un po' provocatorio per dare la parola allo scrittore e vedere insomma nel suo libro come tratta questo argomento. Il titolo del libro, non l'abbiamo detto, lo dico subito appunto, è Le donne assassine, quindi non assassinate, tutto quello che nessuno vi ha mai raccontato sui padri separati e sui loro figli. E allora, nonostante i colori delle donne, rosa che indica il genere per convenzione, il rosso che è un po' il colore della giornata di ieri, in questo libro con Francesco si va ad analizzare sempre a modo di inchiesta e quindi con un taglio giornalistico quello che è il rovescio della medaglia. Francesco mi diceva giustamente prima, è vero, il 25 novembre va celebrato, è una giornata importante, fondamentale, è un fenomeno che ha avuto un forte incremento negli ultimi anni, con la pandemia ancora di più, lo sappiamo, ieri se ne è parlato tanto, quindi io non mi voglio dilungare su questo, non perché non sia importante, ma perché voglio dare importanza a quanto ha scritto Francesco. Ma dietro far parlare solo di questo e non parlare di altro non mette in evidenza un altro fenomeno altrettanto importante, che è quello delle donne assassine. Chi sono queste donne assassine, Francesco? Ti lascio il microfono. Intanto io ti ringrazio, Lucia, e buonasera a tutti voi, grazie per avermi invitato. Io vedo una cosa che mi piace molto nei nostri territori. Io sono campano, sono stato un po' in giro per lavoro negli anni passati, adesso sono un po' più in Campania, però sono napoletano, e ho fatto diverse cose di diversi temi legati. Questo libro è frutto di un'esperienza personale, è frutto di un'esperienza. Io potevo stare in quell'elenco di uomini che avevano tante ragioni per far fuori la propria ex moglie, potevo avere tantissimi modi per fare questo. Perché vessato, perché le vicende personali sono sempre brutte, un po' particolari, un po' antipatico raccontarlo. Adesso sono un po' più distante perché tutto è accaduto più di un decennio fa, però ci sono passato, e quando la gente non ci passa nelle cose non capisce esattamente di cosa sta parlando. Sì, si può fare l'inchiesta? Allora, questo mi ha spronato ad andare in giro a sentire per esempio una psicologa che è di Pesaro, si chiama Gloria Monti.
Gloria mi ha raccontato che lei fa studio e mette la sua, il suo studio a disposizione in modo gratuito ai padri separati. Io non so se voi siete mai stati, vi è capitato di stare ad osservare alle mense della Caritas di Milano, di Roma, di Napoli, i padri separati. È un esercito di persone. Anna Maria Berardini De Pace ha uno studio, è un avvocato di prestigio, l'ex suocera di Raul Bova, ha tanti soldini perché ha fatto 45.000 casi di separazione Anna Maria, e quando l'ho ascoltata mi ha detto una cosa di una confidenza assoluta, ha detto: non farò più supporto in cause di separazione alle donne. Ti dico questa cosa, mi diceva, perché è una cosa che sento, mi fa sentire ancora dolore. Parliamo dell'utenza milanese, parliamo di ex mariti che sono imprenditori, che sono, che hanno certamente facoltà economiche un po' più alte rispetto a quelle che sono le nostre, di padri separati delle nostre, dalle nostre parti. Tutti, anche docenti universitari, con un comune denominatore, ridotti in povertà, perché la legge italiana, nonostante tutto, tutela sempre, per un vecchio retaggio, il sesso debole, e cioè per la legge italiana il sesso debole è che la donna. Tutto bene, va bene così. Fa nulla che... questo è un libro che poi scava anche in testimonianze vere. Io sono andato a cercare un sacco di padri separati e un sacco di possibili e potenziali assassini maschi che non sono assassini, che spesso sono stati addirittura portati al suicidio. È noto che si parli di suicidi dettati. Ora, il mio non è un controcanto, io non credo che ci sia bisogno di un controcanto, perché siamo circondati dalla tesi che noi maschi siamo cattivi, violenti, prepotenti e assassini. È un pericolosissimo modo di guardare l'emisfero maschile. Fin quando l'emisfero maschile sarà guardato così, e cioè con il sospetto che tutti siamo dei potenziali assassini, tutti i maschi del globo, e ci saranno sempre più femminicidi, perché nelle cause di separazione i padri hanno davanti uno spettro: non vedrò più i miei figli, dovrò pagare anche se non guadagno, sarà un'umiliazione continua, perché ci sono donne che sanno umiliare come non mai gli ex mariti, per una forma di amore malsano, no? Rita diceva in una sua intervento nel libro l'amore dannoso. E che cosa scandaglia questo libro alla fine? Il tentativo di guardare il problema da un'altra angolazione. Ci si unisce in nome del crimine, non di Dio, per essere il più breve possibile, di dire qual è il contributo che dà questo libro. Il tentativo, come dicevo prima, di spostare l'angolazione, di guardare il problema in un altro modo. Non faccio il veggente, non credo che sia bello dirlo, ma se continuiamo su questa strada ci saranno sempre più donne che saranno uccise. Perché l'uomo verrà in automatico, il maschio verrà in automatico sospettato, messo all'angolo. Occorre cambiare la legge in tante separazioni. Se un uomo va a casa e scopre la moglie che con l'amante ha letto, e l'uomo sta pagando. Io mi sono trovato a parlare con molti maschi. E l'uomo sta pagando il mutuo di quella casa, e magari c'è una figlia piccola. L'uomo va via di casa, continua a pagare il mutuo, e la donna continua ad incontrare l'amante nella casa comprata dal marito, dall'ex marito. Che la legge italiana è così. E l'uomo si fitta una casa, occorre che l'uomo abbia ad affittarsi una casa, o ritorna dai genitori. Se la legge non interviene su questi fatti concreti, ogni separazione diventa un dramma. Io ho incontrato padri che davvero sono arrivati ad un momento della vita in cui tutto fallisce. Persino una professione nobile come quella del centro universitario smette di essere un punto certo.
E quindi il problema, il vero problema, è che se non vogliamo uomini assassini, dobbiamo far smettere alle donne di essere assassini con un uccidente. Ieri leggevo un sacco di post, dicevo, non si uccide soltanto perché si toglie la vita da parte di donne. Le donne più intelligenti, con questo libro, qui racconto anche delle posizioni di libri, per esempio una donna ha scritto un libro sui maschicidi ed è andata a pescare i numeri che sono sballati, perché sono numeri tutti dalla parte a danno dell'uomo e diciamo che evidenzia e denuncia i delitti a danni delle donne. Ripeto, è il tentativo questo libro con dati, numeri, percorsi, testimonianze dirette di avvocati, di giudici, di ex padri separati, di donne, e ci sono tante donne in questo libro che raccontano. Io ho notato che le donne più intelligenti sono quelle che condividono con me questa battaglia e non cambiano il termine, ma sono quelle donne, l'elettorato e i partiti hanno bisogno di fare, l'elettorato sta mettendo in croce. Io sono stato messo in croce, ho sentito molti padri, che sono molti maschi che sono stati messi in croce, ma l'idea di uccidere qualcuno non mi è mai passata per la testa. Ho pagato di persona, ho pagato in tribunale, poi il tribunale mi ha dato ragione, perché su un matrimonio, nel mio caso, la legge italiana stabilisce che se in un matrimonio ci sono due figlie, una sta col padre perché sceglie di stare col padre e un'altra è piccola e sta con la madre, e allora per il tribunale il padre deve comunque pagare qualcosa che non riesce a pagare. In un mondo così complesso, in un mondo così drammatico, perché è una vicenda che è in tutte le case, dentro le mura domestiche, che passa, che va oltre ogni tipo di lettura, ci sono molte violenze delle quali noi non andremo mai a sapere, che sono dentro le case, ma queste violenze non hanno un genere, queste violenze sono reciproche. Quando si fa guerra senza nessun risparmio di colpi. Quindi io vi ho portato semplicemente la testimonianza di un tema molto acceso. Ieri abbiamo fatto la giornata per sostenere e per fermare qualsiasi violenza ai danni delle donne. Vorrei che arrivasse a farsi spazio, si aprisse un solco per guardare il problema da un'altra angolazione. Davvero lo spererei, ma lo spero soprattutto per il vantaggio reciproco delle donne, che non è più possibile vengano uccise, e degli uomini, che non è più possibile abbiamo a patire, anche se non la morte fisica, la morte morale e la morte esistenziale, perché sostanzialmente queste persone perdono tutto. Grazie. La parola a Ferdinando e dopo magari anche il pubblico, che avrà voglia di fare qualche domanda, qualche curiosità per i due autori, quindi vi potete alternare, così lasciamo spazio vittime, assassini e processi, giusto per rimanere in tema. Racconto storie vere, io mi imbrigo di raccontare storie vere, sono tristi, squallide, nere, ma sono storie vere. La cronaca nera, noi abbiamo detto che tu sei un cronista giudiziario, però lo racconti anche non solo in modo di cronaca, ma anche come storia. Ecco, questo libro sembra grosso da leggere, no? Perché la lettura si può fare. Io l'ho cominciato a leggere, non l'ho finito per mancanza di tempo, però mi sono ripromessa di dirlo anche perché mi piace molto, non lo dico per piaggeria. Ma sono tutti brevi racconti, quindi si può leggere in qualunque momento, anche scomposto uno dopo, uno prima. E Ferdinando, per parlare oggi in onore a Maddaloni e alla città che ci ospita, ha scelto tre storie avvenute a Maddaloni in tempi passati. E poi è bello perché si ritrovano anche storie del paese. Io per esempio, leggendo quelli di Maddaloni, ho ritrovato i racconti dei miei nonni, ho scoperto che esistevano dei comuni nel Casertano che oggi non esistono più, tipo Albanova, che era l'unione dei adesso due comuni. Si imparano tante curiosità grazie ai libri di Ferdinando, sono un discorso storico, forza non ridere, al primo passo. Ci hanno insegnato il prefatore del mio libro, che è lo psichiatra Adolfo Ferraro, eccolo qua, la prefazione, ha detto una storia se non si racconta, come dice Kafka, si perde. Quindi noi abbiamo il compito,
che per noi è una di fermarle sulla carta. Di fermare sulla carta queste storie per tramandarla ai posti, perché possono prendere poi dal fatto tragico un evento, cioè una morale di serietà. Un insegnamento, ma anche conoscere la storia locale passata, tante piccole cose che non si leggono sui libri. Per i quali io ho le mie idee, che sono un po' diverse da tutte quelle degli altri. Alla maggior parte, alla base di tutti i femminicidi, ci sono problemi economici. Non esiste il problema sessuale o di altro genere. Quello che scatena tutto è sempre il fatto economico. Il marito che va a ubriacarsi perché non porta i soldi a casa, la moglie che deve andare a lavorare per mantenere i figli. Questo è il femminicidio. Quindi il governo dovrebbe dare un sussidio alle persone che non possono vivere, e dovrebbe, c'è una legge che però non viene applicata, quella di tutelare i figli dei delitti, cioè gli orfani che sono gli orfani a causa dei delitti nazionali, ma non viene applicata. Ritornando al mio libro, ma non per magnificarlo, è un libro che ha delle peculiarità, è singolare, perché sì. All'interno c'è tutta una serie di fotografie, tra le quali c'è molti colori. Al di là del fatto che contiene racconti che si possono leggere, come dice Ferraro, in un solo capitolo, perché il libro viene strutturato, e qui c'è la mia nipotina Benedetta che spesso mi accompagna all'archivio di Stato. Noi vediamo il processo, lo analizziamo, lo copiamo, lo studiamo e lo trascriviamo nel libro. Quindi è un fatto realmente accaduto e diamo il nostro contributo. E allora passiamo a parlare dei racconti che hai scelto per questo pomeriggio, no? Su Maddaloni. Cominciamo dal primo. Il primo ha protagonisti. Tra l'altro sono due femminicidi. Il terzo no. Il terzo non è un femminicidio. Ma non è che ho scelto il femminicidio. Sì, è stato è un caso. Il... È successo a Maddaloni. Sì, perché abbiamo questa tradizione negativa. Le altre cose abbiamo anche questo. E quindi il primo ha questo protagonista, un calzolaio, Pengue. Sebastiano Pengue, un calzolaio tra l'altro cieco, che uccide la moglie perché l'accusa di tradimento. Sì. E di gelosia, come sono andate le cose? Raccontaci questo fatto, che come lo racconti tu è più avvincente. Questo qua poi è una cosa veramente straordinaria, perché questo Pengue, quasi cieco, 30 anni prima aveva commesso un delitto per una donna ed era stato condannato a 7 anni di manicomio, ucciso al carcere. Si sposò e fece dei figli con questa cosa. Diciamo che inquadriamolo storicamente, 1953, quindi stiamo parlando di 70 anni fa. E quindi lui si sposa questa donna di Maddaloni e fa tre figli, però aveva perso nel frattempo la vista. E però siccome era calzolaio, aveva questi coltelli molto acuminati, per lavorare. Era convinto che la moglie lo tradisse e voleva ucciderla per forza. I figli si opponevano, tant'è che c'è la speranza di un figlio che dice: sì, mi sono fatto male, papà mi ha quasi ucciso e ho messo le mani davanti. Ma la mamma, la moglie, non solo non era traditrice, non lo tradiva, ma era pure malata. E quindi tutto è inventato. Lui, perché pure le vicine testimoniano come tu racconti che non stava proprio nelle condizioni di poter guardare. Il giorno San Silvestro, dopo Natale, il giorno successivo a Natale, questo uccide la moglie, i figli stavano al cinema, perché era una giornata di festa. No, Santo Stefano. Santo Stefano. Natale è Santo Stefano, il giorno successivo. Praticamente lo arrestano. Lui lo uccide a coltellate. Lo arrestano, non, nel carcere si sente male, lo portano a Napoli e muore prima del processo, perché aveva avuto già un processo precedente, quindi è stato, diciamo, condannato da Dio, come dice la sentenza. Il processo dei delitti in bianco e nero, che cosa hanno in comune questi due libri? Delitti in bianco e nero, il titolo era per dire che era molto peggio. Ah, è come il film in bianco e nero, il delitto in bianco e nero. Cioè la fotografia è dal 57 è arrivata la televisione a colori, sì. E prima era bianco e nero, quindi noi diciamo bianco e nero per dire giornalisticamente il collega. Ma dico, c'è una differenza nel tipo di delitti trattati? No, no, sono, per categorie, non sono. No, i delitti sono sempre cronologicamente presi all'archivio di Stato, okay. Tutti i processi. I momenti sono scelti, quelli che hanno un momento che più possono attirare il lettore. Qualche domanda a Francesco? No, io non ho avuto la possibilità.
possibilità di partecipare alla presentazione del suo libro a Caserta qualche 5-6 mesi fa, se non sbaglio. Tra l'altro mi mortificai perché il relatore era Carmelo Lavorino, che è il prefatore del mio primo libro, perché io sono stato direttore di Detective Crime, che è la rivista che ha fondato Lavorino, e quel giorno io stavo a Roma e non potete venire, quindi mi ha fatto molto piacere quando nel programma ho visto che c'è De Rosa, che eravate compagni di banco. No, ma io volevo partecipare quel giorno per fare delle domande, perché ti vedo, io sul femminicidio ho fatto delle ricerche e sono vincolato un po' a Cinzia Tani per le donne assassine. L'obiettivo mio non era quello di dimostrare, diciamo, perché avviene un femminicidio, perché come tu hai vissuto una storia in prima persona, io ti sono vicino come, diciamo, come collega, e mi rendo conto che è molto più sofferta quella che hai fatto tu, mentre per me è spersonalizzato, perché per fortuna. Certo, ti sei mai trovato in questo. Michele che sta a Milano, che ha messo, che è stata una, uno dei primi attori di questa, di questo percorso, che è in Condumacia, ma è lui che ha organizzato. Esattamente. La mente fermita di Michele sta a Milano, però. Assolutamente, la mente fermita di Michele, che hai avuto il piacere di conoscere un po' di anni fa. Una faccenda del genere, un contesto, se noi nella provincia di Caserta, nella provincia di Napoli, nel nostro sud, avessimo delle persone così e con questi luoghi, sarebbe, non avremmo nulla da invidiare. Invece poi si è sfidato con questo ultimo ballo in maschera, il fenomeno, ahimè, che forse, insomma, speriamo che ce la caviamo davvero in fretta con la pandemia e con questo maledetto virus. Però è notevole, cioè le cose così, io vi faccio i complimenti a Lucia, che so che Michele ha detto che è stata di una, è impeccabile come sa essere lei, e ha seguito, sta seguendo tutte le presentazioni dei libri, le sta conducendo, quindi è un grande lavoro, è un lavoro che ovviamente non dà il risultato che dovrebbe dare in senso numerico, ma come diceva Lucia prima, le comunità poi si contagia questo, dobbiamo riabituarci a ritrovarci assieme in presenza per poter parlare di cose che interessano la nostra vita. Non ho voluto chiudere il libro e dire che tutte le donne, tutto l'incontro tra l'uomo e una donna è un incontro buio, nero, pesto, no, c'è anche per fortuna la buona riuscita ai tanti incontri di famiglie che resistono con tutte le difficoltà dei tempi nostri, che resistono e danno grandissimi esempi ai figli, che perché quel nucleo familiare, in fondo, Ferdinando me lo sicuramente da questo punto di vista, per il suo occhio acuto dentro anche il tessuto sociale, in fondo il ruolo della famiglia deve essere di nuovo centrale, altrimenti non riusciamo poi ad andare avanti. Quindi Lucia, io mi sento davvero di fare un elogio a come tu stai conducendo qui e a questo connubio che non so chi mi ha abbinato, per la sola parola o per altro. Devo ringraziare Michele e Letizia da Milano, che si guarda da Milano, però insomma è stata una bella cosa. Io devo ringraziare voi a nome di tutti, perché abbiamo trascorso davvero un pomeriggio interessante. Prima di lasciare qualche domanda al pubblico, voglio ricordare che il prossimo appuntamento è l'8 dicembre, ci sarà il giorno di festa, però alle 4 poi dopo andate a fare una passeggiata se il Covid lo consentirà. Ci sarà di nuovo una performance di danza di Monica Morlando, si chiama così, sì, Moraldo, scusate, Monica Moraldo, e poi due libri che andremo a presentare. E anche qui è un argomento controverso. Ci sarà Domenico Letizia, un caro amico di giornalista che non vedo da tempo, quindi mi farà piacere vederlo, con prostituzione. E poi abbiamo Gaetano Ippolito con Il Vangelo secondo una peccatrice. Quindi, come vedete, tutti i libri, quello che hanno in comune è che stiamo guardando degli argomenti di cui di solito si parla, ma da un punto di vista alternativo, diverso, provocatorio, insolito, se così vogliamo definirlo, ma che comunque vale la pena analizzare e parlarne, e sicuramente mi fa piacere fare una passeggiata durante i nostri incontri, è possibile visitare anche il museo e le mostre che ci sono in quel momento. Buonasera.